Buongiorno a tutti, io sono Giada Loi, sono laureata in psicologia presso l'Università di Torino e sono incuriosita da tutte quelle iniziative che ci permettono di affrontare in modo responsabile la crisi ambientale, in primis quella climatica, a partire dalle città nelle quali viviamo. Vorrei per questo conoscere meglio Arti Alti, che si occupa della divulgazione e sperimentazione delle pratiche di orticoltura urbana e rigenerazione delle aree sottoutilizzate della città. E con noi Emanuela Saporito, community planner e co-founder di Orti Alti. Grazie Emanuela e le chiediamo subito: rigenerazione urbana come prevenzione al consumo di nuovo suolo e adattamento ai cambiamenti climatici. Cosa ispira in particolar modo l'esperienza di Orti Alti? Allora, l'esperienza di Orti Alti ha a che fare prevalentemente col tema della rigenerazione urbana. Certamente poter, diciamo, lavorare sul costruito urbano, che insomma è quello che a noi interessa, andando a trasformare dei tetti piani inutilizzati in verde coltivato e accessibile, ecogestito dai cittadini, vuol dire da un lato introdurre una soluzione basata sulla natura, una nature-based solution, così come viene definita anche dalla Commissione europea per l'adattamento al cambiamento climatico, perché questo genere di interventi utilizzano una tecnologia che è quella del verde pensile, che in effetti è concepita come un'infrastruttura verde a supporto di strategie di contenimento degli effetti del cambiamento climatico a partire dalla regimazione delle acque meteoriche, all'abbassamento della temperatura legata al fenomeno delle isole di calore, ma anche ovviamente alla produzione locale e all'autoconsumo. Quindi sicuramente una soluzione che va in quella direzione, anche a che fare con il consumo di suolo nella prospettiva di aumentare la quantità di verde in città e quindi in qualche modo di essere collaborante con tutte quelle aree a verde che possono essere tutelate, possono essere preservate da interventi di edificazione, quindi di trasformazione e quindi ancora una volta contribuire a migliorare le prestazioni ambientali e la qualità ambientale dei centri urbani. Avete iniziato pensando sin da subito all'economia circolare oppure è stata una naturale evoluzione? Il progetto Orti Alti nasce con l'ambizione di essere una soluzione che faciliti i processi di innovazione sociale, che quindi sia orientata a favorire trasformazioni anche sistemiche dal punto di vista della vita urbana. E infatti l'intervento, comunque il nostro progetto è studiato per essere accompagnato da un processo di appunto attivismo anche dei cittadini, di coinvolgimento degli abitanti, di partecipazione e collaborazione tra pubblico e privato nella realizzazione degli orti alti per l'appunto di questi interventi, con l'obiettivo appunto di innescare più impatti possibili dal punto di vista non solo ambientale ma anche sociale ed economico. Quindi il tema dell'economia circolare nasce un po' a seguito. Siamo riusciti in qualche modo a sperimentarlo nell'ambito di un primo intervento pilota che è Orto Alto Le Fonderie Ozanam, che abbiamo realizzato proprio sul tetto di un ristorante, e che quindi è diventata l'occasione per testare la relazione diretta, molto stretta tra produzione e consumo, ma anche riciclo. Recupero degli scarti alimentari come compost per poter no, andare a fertilizzare il suolo e una serie di altre operazioni che hanno un po' questo tipo di obiettivo, cioè quello di tenere insieme la dimensione ambientale con quella sociale ed economica. Guardando al futuro, avete nuove sfide in cantiere? Ci sono moltissime esperienze internazionali di città che hanno costruito delle vere e proprie strategie politiche a supporto di simili interventi, a partire da Parigi, che ha un programma che va avanti dal 2016 che si chiama Paris Culture, che lavora sulla trasformazione dei tetti in verde pensile coltivato e in farm urbane, o la città stessa di Rotterdam, che ha introdotto delle strategie sul multifunctional roofing, no? Cioè proprio sul roof come nuovo
nuova superficie multifunzionale collaborante al sistema urbano. Ecco, forse se devo proprio pensare al futuro, vorrei sognare di andare nella direzione di queste città che hanno avuto coraggio di mettersi alla prova. Grazie mille, Emanuela, per la tua disponibilità e a presto.